Eccoci qua. Questo si chiama Bernie e praticamente sarà un cane per aiutare i non vedenti, oltre che ad un cane per fare qualsiasi altro, diciamo, gioco che di solito fa un cane, quindi non so, aiutare, stare insieme agli anziani, ai bambini. Ha delle potenzialità in più rispetto a un normale cane guida, perché attraverso le webcam, che adesso non sono ancora, la testa adesso manca fisicamente, è in fase di costruzione, cosa farà? Attraverso la webcam farà le foto a ciò che circonda e potrà mandare le immagini a Google e dire al non vedente che cosa c'è intorno. Quindi praticamente gli racconterà la stanza e se il non vedente avrà bisogno di prendere qualcosa, lui si potrà avvicinare e finché sono piccoli oggetti prenderli lui o guidarlo in modo tale che possa prenderli. Quindi anche risolvere un problema quale sia trovare l'ingresso di un edificio piuttosto che ritrovare un oggetto dimenticato in casa potrà in questo modo essere fatto. Adesso lascio la parola ai ragazzi che stanno lavorando a questo progetto. Prima di lasciare la parola dico solo un'ultima cosa: grazie ad una sensoristica ad ultrasuoni potrà anche diciamo portare fuori le persone da un incendio, da una situazione problematica, perché non vedendoci, utilizzando gli ultrasuoni potrà sapere dove sono gli ostacoli e col GPS praticamente potrà muoversi. Adesso i ragazzi spiegheranno un attimino l'idea e le loro impressioni rispetto a questo. Ciao, sono Andrea. Diciamo che la problematica principale di questo cane, per ora, quella che abbiamo riscontrato, è la camminata, poiché è molto difficile trovare un bilanciamento, diciamo, tra virgolette, perfetto per tutte e quattro le zampe, siccome capita che alzando una zampa si ribalta il cane, poiché il baricentro va fuori asse. Abbiamo utilizzato vari dispositivi come quattro motori per la rotazione delle zampe, quattro per l'alzata e un Arduino Mega qui collegato tutto. Adesso è ancora in fase di sviluppo, ha una camminata diciamo molto elementare, non va ancora con i sensori, va a tempo, però diciamo che ci siamo quasi. Allora, un altro nostro lavoro è Tina, che è progettata per fare lavori domestici o aiutare gli anziani, e può servire ad esempio per portare degli oggetti, come può farlo anche Bernie, portare degli oggetti, potersi muovere liberamente al posto dell'anziano o il disabile per dargli appunto una mano a fare determinate cose. Come funziona Tina? Tina ha due gambe, aspetti. Come funziona Tina? Tina ha due gambe telescopiche che si alzano e si abbassano, ma per camminare si deve sbilanciare tutta su una gamba. Quindi ha un braccio che tramite spingendo provoca un movimento basculante e sposta il baricentro tutto su un piede d'appoggio. Poi successivamente tramite dei motori a rotazione si gira e rimettendo dritto il piede e appoggiando fa un passo. Successivamente nella testa abbiamo due webcam che riescono a capire tramite un servizio di Google gli oggetti che hanno di fronte e grazie anche a un gioco di triangoli matematico capisce anche la distanza degli oggetti. E poi basta, cosa devo dire io?